Ercolano, di Portici, di San Giorgio a Cremano e di San Sebastiano al Vesuvio ed è accorpato al presidio ospedaliero di Bosco Trecase, che serve Bosco Trecase, Bosco Reale, Trecase e Torre Annunziata ed insieme costituiscono gli ospedali riuniti area vesuviana, con la disponibilità di circa 100 posti letti per acuti con un bacino totale di utenza di circa 340.000 unità. Il servizio sanitario di assistenza ospedaliera sul territorio di competenza dell'ASL Napoli 3 Sud risulta inefficace, inefficiente ed inappropriato per errata impostazione del piano regionale di programmazione delle reti ospedaliere ai sensi del decreto ministeriale 70 del 15. Credo del commissario ad acta del 103/18 è una notevole riduzione di posti letti per acuti, con conseguente errata classificazione e dimensionamento del presidio ospedaliero Maresca e degli altri presidi dell'ASL Napoli 3 Sud. È un errato conteggio di posti letto per acuti nella macro area più popolosa dell'area Napoli 3. I dati evidenziano l'assoluta insufficienza dell'offerta sanitaria sul territorio, da 0,34 posti letti pubblici per acuti ogni 1.000 abitanti, molto lontana dai parametri previsti dal decreto del commissario 49/10 di 2,7 posti letto per 1.000 abitanti ed anche dal decreto legge 95 del 6 luglio del 2012 per il contenimento della spesa sanitaria. 3 posti letto per acuti ogni 1.000 abitanti e tasso di ospedalizzazione di 160. E si chiarisce che gli indici 2,7 posti letto e 3 posti letto per ogni 1.000 abitanti sono riferiti a strutture pubbliche e private, purché accreditate per il servizio di assistenza ospedaliera secondo il fabbisogno dell'ASL. Tutta la rete ospedaliera di emergenza all'ASL Napoli 3 è strutturalmente insufficiente e per assicurare i minimi LEA e le strutture private accreditate contribuiscono effettivamente alla rete dell'emergenza solo se dotate di adeguato pronto soccorso. Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa. Nell'ambito delle proprie competenze, come voglia intervenire affinché la Regione Campania possa garantire una corretta programmazione, assicurando a tutti i cittadini un servizio di assistenza ospedaliera efficace, efficiente ed appropriato, come previsto dal decreto ministeriale 70/15 e come richiesto dall'articolo 32 della Costituzione, e come intenda salvaguardare l'ospedale Agostino Maresca di Torre del Greco a tutela della salute dei cittadini con il potenziamento di ambulatori, reparti e servizi del pronto soccorso di eccellenza per l'intero territorio, ridando dignità ai pazienti e al personale sanitario. Il Ministro della Salute, professor Schillaci, risponde all'interrogazione illustrata. Grazie Presidente, grazie Senatore Silvestro. In ordine alla questione in esame, la Regione Campania ha segnalato che la programmazione della rete ospedaliera regionale è stata realizzata in conformità al decreto ministeriale 70/2015. Ha comunicato inoltre che l'ospedale Maresca di Torre del Greco, ospedale sede di pronto soccorso, ha un totale di 150 posti letto programmati e 103 posti letto attivi, di cui 32 Covid. In particolare, i posti letto programmati per il presidio ospedaliero di Torre del Greco sono 150, quelli del presidio ospedaliero di Bosco Reale sono 153, i posti letto per acuti sono complessivamente 239. La Regione Campania, in data 28 dicembre 2018, con delibera 103, ha approvato il documento recante piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto ministeriale 70/2015, articolata su macroaree territoriali, macroarea delle province di Avellino e Benevento, macroarea della provincia di Caserta, area della provincia di Napoli con la macroarea della ASL Napoli 1 Centro, la macroarea della ASL Napoli 2 Nord e la macroarea della ASL Napoli 3 Sud ed infine la macroarea della provincia di Salerno. Nel menzionato documento programmatorio la Regione Campania fa presente che nell'area di Napoli il patrimonio edilizio della ASL Napoli 3 fa rilevare una carenza di strutture di rilevanti dimensioni utilizzabili nell'area dell'emergenza-urgenza. Ulteriore complessità è rappresentata dalle forti criticità di viabilità esistenti in Penisola Sorrentina, dove insiste anche un rilevante flusso turistico. Con l'attuazione degli interventi del primo stralcio del programma di edilizia sanitaria, si prevede la messa a norma del pronto soccorso di Nola, del presidio ospedaliero di Nola, del presidio ospedaliero di Bosco Reale, Bosco Trecase, del presidio ospedaliero di Torre del Greco, con incremento relativo di posti letto rispetto a quelli attualmente disponibili. Lo standard dei posti letto della rete ospedaliera della Regione Campania si compone dell'offerta pubblica e privata accreditata.
Nel complesso la media regionale è di 3,4 posti letto per 1.000 abitanti, la media aziendale dell'ASL Napoli 3 Sud tuttavia è pari a 2,2 posti letto per 1.000 abitanti, di cui 1,7 posti letto per acuti e 0,5 posti letto per post acuti. La Regione segnala che in effetti l'attivazione dei posti letto assegnati viene condizionata dalla carenza del personale sociosanitario. In merito alla necessità di una fattiva collaborazione con le case di cura private, la Regione precisa che sono attivi rapporti contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo numero 502 con 12 case di cura accreditate, le quali operano nel rispetto del tetto di spesa imposto dal decreto legislativo 95 del 2012. Per quanto riguarda i profili di competenza del Ministero della Salute, rassicuro i senatori che hanno sollevato questa questione che sarà garantita da parte della competente Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero tutta l'attività istituzionale per verificare che siano rispettati i parametri che consentono un servizio di assistenza ospedaliera efficiente ed appropriata nella Regione Campania. Grazie. Il 28 dicembre ha presentato il piano sanitario regionale che ha diviso il territorio in macro aree, definito i fondi e il numero di posti letto. Soprattutto per il suo impegno per la nostra sanità in Campania. Grazie.